Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Francesco e oggi siamo in compagnia del mio amico Riccardo. Saluta. Ciao. Ecco, allora siamo in Pullman. Hai visto che compaiono sempre più di dipinti? Infatti. Ma sai che secondo me là ci va qualcosa? Perché vedi, ecco, vedi, probabilmente devi fare 7 partite e devi mettere i pezzi lì. Francesco è un genio. Intanto qua hanno potato gli alberi. Mate, ho scoperto come trovare tutti i pezzi della muffa. Ogni volta che tu riavvii la partita, se ne hai messo uno, resta sempre là. Oh, l'hai messo la parola, quello è bello. Sì. Ah, io mai. Allora, adesso abbiamo preso la manovella. Adesso sì. Adesso dobbiamo andare a posizionarla. Ok. Sì, comunque non siamo in pullman. Dopo quando arrivi a casa me lo mandi, va bene? Siamo in una specie di pullman per andare a Padova. È un pulmino. Sì, di quelli là dove spacciano la droga. Che cazzo dici? Oh, a me non trovo mai la chiave rosa. Non so, ma tanto è aperta la porta. Bene, allora io sono diventato insieme a Riccardo perché abbiamo scoperto un sacco di cose insieme. Siamo diventati 2 pro di Evil Nun e ci sediamo spesso. Ma che cazzo spari? Insieme e giochiamo. Di solito qua si può trovare la bottiglietta. No, hanno speso! Andiamo di sopra a controllare se c'è il piccolo cavo. Mamma mia, che paura! Ho la pistola! Hai usato super soffitto? Il libro devi leggere. Devi leggere il libro. Si apre il forno là. Ma non c'è mai niente. Ma io invece ho trovato il piede di porco. Sì, ok, vuol dire che. Oh raga, intanto questo specchio di pulmino. Ma l'aria calda. È elettronico? Non siamo più nella preistoria. Stiamo registrando Evil Nun. È il codice della maglietta? Ti do un consiglio, passi da là dietro. Oppure passa da qua. Sì, lo so. Ho trovato la scatola di preservativi. Dopo ieri, ho trovato la scatola usata, piena. Questi qua stanno parlando di preservativi. Sai che da disco cosa? Io però guardo. Ciao Marua. Intanto qua c'è la Befana che si avvantaggia per le 7. Si sta avvantaggiando un poco a poco e arriva Conca. Io Si è buggato. È comodo. Tipo qua c'è il bordo. C'è la Bibbia definitiva. Quando la forse non c'era mai. Cioè non c'era la testa di capra.
digeresti correttamente? No. La digestione. Quando cade il manichino non lo sente, però quando lo sposto malapena per giocare a calcio lo sente. Sai perché c'erano scomparsi gli ali d'acqua là? Dopo un tanto di tempo scompaiono la suora che si aveva fottuto. Aia! Aia! Ma non ne vuoi prendere subito? Aia, posso spostarmi? Come fa il culo? Ho i miei scivoli. Ma c'è col tappo. Giorgio! Giorgio, sei di tonno! La valichina in questa mano. Tutti composti. Ma perché hai messo un video del print? Scusa. Vabbè. Ma quando è che l'avevi fatto? Ancora forse un paio. Ma che cazzo? Ciao. Gli è passato 2 settimane fa. Picastro. Mercoledì si porta il telefono di subito. Quando mira tutto. Come? No, usciti di con me. Cosa? Mai trovatola. Stava mangiando la carta igienica. 1, 2, 3, spaccavagallo. Guarda il gesto delle femmine, che bello. Sì, mi è entrato dentro al gesso. Sì, per mangiare la carta igienica. Michele, guarda che arrivo. Ciao, no. Io. Come si chiama? Perché non c'è la bottiglia di olio. È andato all'anagrafe, non è più Marco, è Giorgio. Sono Marco, non è Giorgio. 1, 2, 3. Mi chiama Santa Maria. Giorgio. Lo sai che... Ma no, fa che roba! Giorgio! Lo sai che se... Ma che roba, il mio interno di riscaldo mi interrava prendendo fuoco i libri. Oddio, si era buggato il muro. Si era buggato il muro. Perché non c'è il piede di porco nel forno? Porco piede. Santa mia zia. Lo sai che qua puoi trovare la biancheria del diavolo? In bagno? Ma io non ho capito dove gliela devi mettere. Ma non gliel'ho mai messa. Oh, e ora il primo. Perché a volte... Perché puoi trovare la coperta bianca? Appunto, ma mai le trovo tutte e due. Lo so, ci sono tutte e due. Guarda adesso che è qua, prega. Adesso prega. Guardate, raga. Vedo come se fosse niente. Guarda, si ferma pure. Non puoi prendere la chiave adesso, no? Perché sta andando via? Ho preso la cartellina! E dopo dici che è Ma perché ho completato il diavolo e non è arrivata? Non so, anche per farlo. Probabilmente serve comunque la coperta bianca. Difendate, che mi serve piedi di porco. Perché là? Per piedi di porco. Mai controllato là nella stradina per andare in palestra vicino alla magnetta blu. No, guardare in forno che magari. No, in forno, giù, vicino all'ascensore. Vai giù. Però vai, gira. Ah no, torni indietro. Sì, ho guardato, non c'è. Sì che c'è? Uno. Ah no. Non è là? No, è bene che si chiama Hilio quella canzone. Forse oggi mia cugina mette il video di Gali. Dura un'ora e mezza. Ma dove potrebbe essere in piedi di porco se no? A me interessa avere. Cioè, se vai per di là.
Non lo trovi? Sì. Vai per dire, no, direttore. No, vabbè, no, no. Prova, prova ad aprire anche qua, magari. Guarda, voi. Dai, girati, girati. Ecco, vedi che là. Ok, adesso mi stavo venendo. Eh? Questi si giocano un cazzo, ma non hanno mai fatto lì. Ma secondo te cosa c'è là? Un piccione. Secondo te cosa c'è là? Dove? Qua. Ah, no, no, così parlano di gancio. Sai che secondo me è una stanza che si può visitare? La tavola bloccata. No, secondo me è quella là del diavolo, perché se no che c'è la... Vicino al diavolo, sai che c'è la botola bloccata? Magari qualche magari col piede di porco si apre. Cosa? La botola bloccata con quella vicino al diavolo. Adesso proviamo, prima però. Se io giro buttato con gli altri. Ma comunque quale manichino parlavi? Oh, no, quello là, beh, apri un altro la mascotte. Perché lui non viene mai avere sito sciopero? No, è questo sabato. Sabato quando? Perché era lavorare, era. Gli abbracci non mi danno fastidio perché c'è una che mi ha chiesto un abbraccio. Lo so. Ma aspetta, dove era piede di porco? Ah, l'avevo mollato nel bagno. E questa qua mi ha chiesto l'abbraccio. Mamma mia, ma è possibile che mi compari di faccia? O vieni te o niente. Cioè, spero proprio che tutto il cuore si apra la porta. Mamma mia, sarebbe fighissimo. E hai iniziato ad abbracciarmi. Sarebbe fighissimo se Riccardo avessi imparato una nuova roba. Oh! No. E ti stavi prendendo in mano là. Guarda, posso toccare là? Sì, lo so. Anche là va bene. No. Cazzo, faccio. Mate. Mate. No, io volevo fare anche il palo di voi. Anche il palo di te. Ti ricordo. C'è. Sì, ha parlato. Aspetta, vai, spingi fin qua, spingi. Vai, infilala. Ok. Proviamo. Oh, sai che forse stiamo per sbloccare la botola nella stanza delle aule? Perché stavo dicendo? Quando il vice no. Poi basta, volevamo sbloccare sta botola con il piede di porco. Quella della stanza. Ah, sì. Ma ci avevi mai pensato? Ma secondo me da quella stanza là si va al salito dove ci sono i bagni della palestra. Perché ha quella stanza nascosta. Per scuro si va là. Ecco, capito? Riccardo, dentro là c'è una chiave che va nella porta della stanza della palestra. Franci, tu ci hai mai pensato, Franci? Cosa? La chiave principale non può servire da mettere nel posto? La muffa? Nel? Dove c'è la muffa? No, infatti abbiamo pensato che no. I pezzi del puzzle... Va per aprire il garage. I pezzi del puzzle che ha trovato sono... Dietro lui che ha trovato un pezzo del puzzle e finito nella muffa misteriosa. L'ho messo io? Sai, Mate. Quindi, in teoria, in sette partite... Ma cosa in sette partite? Se fai 100 punti tre volte ne puoi fare anche tre. Vabbè, anche meno. 100 partite. Eh sì, ma ne puoi fare solo tre. Madonna santa, sta suora del paese. Ah, però non entra qua. Sì, okay. Solo se ti vede. E adesso stava entrando, non è uscita. Babbabano, sei un babbano, sei un babbano, sei un babbano, sei un babbano, sei un babbano. Dobbiamo trovare il mais. Hai già portato in cucina? Dovrebbe essere io? Ma adesso, questo manichino che dicevi? No, la mascotte di sopra che taglia con la forbice. Ah. Vediamo. Le robe, ormai le date.
mais per darlo al pollo. Oddio. Una volta gli ho chiuso la porta e l'ho aperto in faccia. Anch'io. E se dico quella è bella, che dopo c'è l'aria aperta, io sono montato fuori la storia e la porta. A me, da me è andato via. Io chiuso la porta in faccia e è andata via. Allora, il mais potrebbe essere... O qua? No, ma... Sì, ma anche qua dovrebbe essere. Allora, no, avevo già guardato anch'io la noce. Oh, è da 13 minuti che... è da 13 minuti che stiamo registrando. 15. Raga, seconda parte.